Buongiorno, benvenute e benvenuti alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo ancora di coronavirus. Con la chiusura delle scuole fino al 15 marzo, come disposto dal governo nazionale per l'emergenza sanitaria in atto, i vari istituti scolastici si stanno organizzando per le lezioni a distanza e online. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Le scuole al tempo del coronavirus, con lo stop fino al 15 marzo, gli istituti scolastici della nostra regione si stanno organizzando per le lezioni a distanza. In questo senso, un grande aiuto arriva a studenti e professori dalle nuove tecnologie. Andiamo a vedere quello che accade in due scuole simbolo di Pescara, come il liceo classico Gabriele D'Annunzio ed il liceo scientifico Leonardo da Vinci. La scuola che entra nelle loro case, nelle loro camere, quindi non li lasciamo soli, noi siamo con loro e loro sono con noi. I nostri professori hanno dato dimostrazione di una grande preparazione e soprattutto di un grande coraggio ad affrontare questa nuova sfida che speriamo termini al più presto. Una sfida che si può vincere anche grazie alle nuove tecnologie. Sicuramente come scuola è proprio su questo che stiamo puntando. In questo momento stiamo scoprendo un universo che è quello appunto delle nuove tecnologie, questa formazione a distanza che non è solo utilizzare le piattaforme messe gratuitamente a disposizione, ma significa programmare appositamente tutto il percorso formativo e permettere ai ragazzi di interagire, perché ovviamente oltre alla spiegazione c'è poi la parte di verifica, c'è la parte di consolidamento, quindi sono passaggi delicati e importantissimi. I ragazzi non vanno abbandonati perché la scuola è il legame con la vita e i ragazzi hanno bisogno di studiare, hanno bisogno di sentirsi parte di una comunità. Per cui prendiamo contatto, già tutti i professori hanno preso contatto con i ragazzi, per ora così informalmente, WhatsApp, email, eccetera, ma abbiamo predisposto le classi virtuali con Spaggiari, Classflow con Promethean, c'è Google Classroom, dopo abbiamo dei professori che stanno lavorando in team per predisporre tutte queste cose. Ci hanno chiamato tutti, sono tutti molto in fermento. Si parla già di possibilità di stanno studiando se fare l'esame di Stato in un altro modo, ma non importa, noi dobbiamo essere pronti. La scuola è la scuola. Certo, non si può fare scuola abbandonando i ragazzi dietro a un computer, però c'è un modo di creare comunità virtuali che sono altrettanto reali, i ragazzi sono abituati e quindi continuiamo a essere una scuola unita, coesa, che insieme fa un laboratorio di pensiero. Avevate questa tecnologia, l'avevate già acquistata in precedenza? Sì, la utilizziamo già da vari anni. In più utilizziamo anche altre tecnologie come Promethean Classflow e diciamo, Google Suite, abbiamo varie possibilità. Ecco, quindi ogni insegnante utilizza poi quella che più diciamo, è attinente al proprio modo di fare, al proprio modo di sviluppare la didattica. In Molise altri 5 casi di positività al coronavirus. Due di questi riguardano personale in servizio all'ospedale Sant'Imotio di Termoli, in provincia di Campobasso, altri 3 cittadini invece residenti nella zona di Termoli. I dati non sono ancora complessivi, in quanto l'ultimazione dei test sui 72 tamponi effettuati ieri, soprattutto all'ospedale di Termoli, è ancora in corso. Nella città di Termoli in questo momento si concentra il maggior numero di casi accertati di coronavirus. Alcuni sono riconducibili al gruppo di circa 40 persone che è stato in vacanza in Val di Fassa, dove è probabile che qualcuno abbia contratto il virus e che è rientrato a Termoli sabato 29 febbraio. Ma al momento c'è anche il caso di un residente che non ha a che fare con il gruppo, che però è stato al nord nei giorni scorsi. Tutti i pazienti al momento sono in isolamento domiciliare e non ricoverati, dunque sono in buone condizioni. Restano invece critiche, per ora stabili, le condizioni del primo paziente di Termoli risultato positivo, il medico di 61 anni che si trova da ieri sera in rianimazione al Cardarelli, dove è sottoposto a respirazione assistita. È stata una giornata campale quella di ieri per l'ospedale Sant'Imotio, che è stato chiuso al pubblico e isolato. Medici e infermieri sono rimasti bloccati per ore nella struttura in attesa di effettuare i tamponi disposti dall'ASRM per il personale che era stato a contatto con la dottoressa e l'infermiera
infermieri risultati positivi. In serata è arrivato l'ok per iniziare a far uscire il personale dei reparti non interessati dal tampone. Per loro è arrivato finalmente il cambio da parte dei colleghi dopo una giornata di nervosismo e di comprensibile stanchezza. Durante la notte invece, man mano che sono arrivati i primi risultati dei tamponi, hanno lasciato il San Timoteo anche altri sanitari. I test sono stati effettuati in cardiologia, al pronto soccorso, nel reparto di medicina d'urgenza e in rianimazione. Oggi l'ospedale è ancora chiuso, tutte le attività sospese. Resta un contingente ridotto di personale per l'assistenza ai pazienti ricoverati e anche oggi si sta procedendo alle dimissioni di quelli che stanno meglio. Tutte le emergenze vengono dirottate agli ospedali di Vasto, Chieti e Lanciano, dove però già si iniziano ad avere problemi di gestione per accogliere i pazienti in arrivo dal Basso Molise. L'ospedale di Termoli potrebbe restare chiuso ancora per giorni, anche per poter effettuare una sanificazione dei luoghi. L'ASREM starebbe valutando la possibilità di riaprire l'ospedale di Larino, almeno per gestire le emergenze. Il coronavirus sta avendo pesanti ripercussioni anche sull'economia, come sappiamo, specialmente sul settore turistico, ma non solo. Nel settore del vino, ad esempio, anche vi sono pesanti ripercussioni con cantine sociali, aziende vinicole abruzzesi che esportano oltre l'80% della produzione. E su questo versante si registra un sensibile calo degli ordini e difficoltà nei trasporti. Momento difficile, esportazioni in fase di stallo e in parziale crisi, solita immancabile fiducia in un futuro migliore nella classica laboriosità abruzzese. L'emergenza coronavirus si riflette soprattutto nel settore del vino, eccellenza e cavallo di battaglia per cantine sociali e aziende agricole, alcune delle quali esportano all'estero oltre l'80% della propria produzione. Il mercato asiatico ovviamente ha subito un drastico calo, da considerare che la Cina è colosso tra i più attivi nell'apprezzare il Montepulciano. Le merci fanno fatica a raggiungere i paesi d'Europa con trasporti a singhiozzo, mentre lo stand-by di molti acquirenti comincia a preoccupare le decine e decine di cantine sociali presenti sul territorio. E poi il rinvio o l'annullamento dei grandi appuntamenti dedicati al settore, dal Pro Wine tedesco al Vinitaly di Verona, hanno interrotto incontri, esposizioni, dibattiti, un volume enorme di affari. Da queste parti però non ci si fa prendere da psicosi. I vini d'Abruzzo sapranno uscire dalla crisi che li ha colpiti di riflesso. Domenico D'Orsogna è responsabile dell'export di Rinascita Lancianese, in forte crescita negli ultimi anni con centinaia di soci. C'è della preoccupazione per quanto riguarda il mercato, che sta subendo dei rallentamenti più che altro. Speriamo che questa cosa si chiarisca. È la paura che si innesca che fa calmare e gli imbottigliatori a ritirare il vino, cioè c'è questo problema qua per le esportazioni, se non si esporta giustamente il vino non viene consumato, ci saranno dei ritardi, però spero che nel giro di un mesetto questa situazione si possa chiarire e tutto dovrebbe tornare alla normalità. Il vino fa bene più che altro e quindi berlo dà più sicurezza, ecco. E poi le aziende agricole e vinicole del territorio, che ne sono a centinaia, spesso a conduzione familiare, nate dalla passione, dal sogno di produrre un vino che non fosse solo buono, ma che raccontasse nel suo gusto una propria identità, quella della terra e della propria gente. In questo caso tentenna soprattutto il mercato nazionale, col settentrione d'Italia che non consuma più nella psicosi del coronavirus. Vini che invece raggiungono ugualmente le destinazioni estere, ovviamente con qualche calo. Alla Venea di Fossacesia il TG Max arriva proprio mentre sono pronti i carichi per Giappone e Olanda, in un'esportazione che arriva al 98% del fatturato totale. Il titolare, Nicolino Paolucci. Noi esportiamo per il 98% della nostra produzione tutto all'estero in 16 paesi nel mondo. E com'è la situazione? La situazione, insomma, diciamo che inizia ad essere un po' critica su alcuni stati. E alcuni colleghi che lavorano sulla Cina, Corea del Sud, dicono che si è fermato. Io ho un cliente in Australia, anche lui ha rallentato un attimino. Il resto del mondo sta ancora ordinando, gli ordini arrivano, sembrano che per il momento vada ancora, sta camminando, diciamo. Ecco. Ecco, oggi sono partite spedizioni per? Oggi è partita spedizione per l'Olanda e per il Giappone.
Mercato nazionale? Mercato nazionale ne sta risentendo tantissimo. Facciamo un buon 70% in meno di quello che abbiamo le vendite nazionali. E come spiegarsi? Forse c'è un po' di timore per quello che, come la vedo io, e quindi sono un po' restii a venire a comprare. Poi i ristoranti non stanno lavorando come lavoravano l'anno scorso, mesi fa, e quindi sta diventando un piccolo problema. E a proposito di ripercussioni sull'economia, è stato siglato un accordo per agevolare il credito alternativo per le imprese che fanno parte del circuito Abrex e di quello Credit Fidi. Intanto Confartigianato lancia l'allarme sui riflessi negativi dell'epidemia di coronavirus sull'economia abruzzese. Alfredo Primante. Una cabina di regia e un patto per il sostegno alle imprese, quanto chiede Confartigianato Abruzzo, che parla di 10.000 imprese artigiane abruzzesi esposte agli effetti derivanti dall'emergenza coronavirus per un totale di circa 23.000 addetti. In sofferenza soprattutto la domanda turistica, sono 4.637 le imprese interessate. I settori maggiormente esposti, rileva l'associazione, sono 9: l'alimentare, il benessere, la comunicazione, gli esercizi ricettivi, il legno arredo, la moda, la riparazione e la manutenzione dei macchinari, ristorazione, trasporto e logistica. Problemi dovuti non solo alla mancanza delle materie prime, ma anche al rallentamento dei trasporti e dei collegamenti a livello internazionale. Il dato complessivo parla di 9.480 imprese artigiane maggiormente esposte alle conseguenze dell'emergenza in Abruzzo, la maggior parte delle quali si trovano nella provincia di Chieti e in quella di Teramo. Per questo Confartigianato chiede che i 300 milioni di euro residui dei fondi FER, FSE e PSR dell'Unione Europea nella programmazione 2014-2020 vengano destinati al sostegno dell'economia in questo periodo d'emergenza. E a proposito di sostegno all'economia, Credit Fidi Confartigianato e Abrex hanno siglato un accordo per creare un circuito virtuoso di credito alternativo dedicato ad imprese e professionisti. Conosciamo bene le difficoltà legate all'accesso al credito delle piccole imprese, degli artigiani, dei commercianti. Con Abrex abbiamo già da qualche anno lanciato questa bella iniziativa per sostenere le imprese con un circuito extrabancario. La regione, con la crisi delle banche, diciamo, non voglio tornare su questo tema, però di fatto siamo rimasti solo con delle BCC, magari con Artigiancassa, che sono banche locali che sostengono le piccole imprese. Tolte loro non abbiamo più dei grandi riferimenti, quindi con Abrex lanciamo questa misura di sostegno alle imprese. Abbiamo misurato la nostra capacità di erogazione da qui a un anno in 23 milioni, che è sostanzialmente l'erogato che entrambi i soggetti hanno messo in piedi nello scorso anno, quindi il nostro budget minimo è permettere alle imprese, alle aziende iscritte al circuito Abrex e alle imprese che utilizzano Credit Fidi e a quelle che vorranno aderire da qui a un anno di accedere e poter fare investimenti per questo importo, soprattutto in un momento di difficoltà come quello che viviamo oggi, condizionato anche da questa calamità, da quella che qualcuno magari chiamava una semplice influenza. Non mi sembra sia una semplice influenza. Matteo Pinnella è uno studente universitario di Schiavi d'Abruzzo che si è laureato in ingegneria in collegamento streaming con il Politecnico di Milano. L'emergenza coronavirus infatti ha imposto agli Atenei di adottare soluzioni alternative per via della sospensione didattica dovuta all'emergenza sanitaria. Vediamo. Matteo Pinnella, giovane di Schiavi d'Abruzzo, sicuramente ricorderà con affetto e originalità la sua laurea triennale in ingegneria gestionale. Per lo studente del Politecnico di Milano, oggi era in programma l'esame di laurea insieme ad altri suoi compagni di corso, ma l'emergenza coronavirus ha imposto agli Atenei di adottare soluzioni alternative perché chiusi per il decreto del Presidente del Consiglio. Così tutti gli studenti sono stati invitati a collegarsi dal loro domicilio in streaming per poter procedere all'importante passaggio nel loro percorso di studi. Dunque sono stati i locali dell'ex scuola elementare di Schiavi d'Abruzzo a trasformarsi in una sorta di sede distaccata del Politecnico per accogliere Matteo, i suoi familiari e gli amici che non hanno voluto perdere l'occasione di assistere alla proclamazione del neo ingegnere. Tutti laureati di questa sessione e le loro famiglie, aveva spiegato il rettore del Politecnico di Milano, saranno poi invitati quando l'emergenza
l'emergenza sarà superata, a una graduation day per festeggiare insieme al Politecnico l'importante traguardo raggiunto. Cambiamo argomento. Sulla discarica di Bussi è arrivata ieri la sentenza del Consiglio di Stato, che verrà resa nota nei prossimi giorni. In ballo ci sono 48 milioni di euro. Un passaggio molto importante, perché sicuramente rappresenterà una sentenza storica, non soltanto per l'Abruzzo ma anche da un punto di vista giurisprudenziale. Ieri il Consiglio di Stato ha preso a sentenza, a decisione, la causa che era stata intentata da Edison contro la provincia di Pescara, quale soggetto appunto che con un'ordinanza aveva individuato Edison come soggetto inquinatore delle 2A e delle 2B di Bussi e delle aree limitrofe. Questo, diciamo, era stata già oggetto di una sentenza in primo grado del TAR Abruzzo sezione di Pescara, sentenza tra l'altro importante a livello nazionale, che aveva riconosciuto appunto Edison colpevole. Non sospesa, quella sentenza era stata impugnata al Consiglio di Stato. I tempi ci dicono che potranno essere di circa un mese per sapere definitivamente se l'ordinanza supererà il vaglio del Consiglio di Stato, ma questo è un aspetto molto molto importante, perché se sarà Edison, a quel punto anche i 48 milioni di euro che sono stati stanziati con la legge sul terremoto dell'Aquila potranno essere utilizzate per altre zone del SIN, che è molto vasto, ma non per quelle aree, perché in quel caso dovrà essere Edison quindi a procedere alla messa in sicurezza, perché sono aree che non sono ancora in sicurezza ambientale, e poi soprattutto alla bonifica. Se invece dovesse essere rilevato che non è Edison, diciamo, il soggetto inquinatore di quell'area, a quel punto lo Stato avrà la possibilità di investire i 48 milioni di euro di quei fondi del terremoto in maniera libera, sapendo appunto che c'è soltanto la mano pubblica. Andiamo ora all'Aquila, dove c'è l'accordo per delocalizzare la sede ARTA nell'ex ospedale di Collemaggio. Lo stabile vicino Scienze Umane non sarà ricostruito e farà parte di un progetto complessivo dell'università. È stato firmato l'accordo attuativo del protocollo d'intesa sottoscritto da Comune dell'Aquila, Regione Abruzzo, ARTA, ASL e Università degli Studi. Grazie a questo accordo gli uffici dell'ARTA saranno delocalizzati all'interno dell'ex ospedale psichiatrico di Collemaggio. La vecchia sede, a due passi dal Dipartimento di Scienze Umane, non sarà ricostruita e l'intera area sarà riqualificata nell'ambito di un più ampio progetto promosso dall'Università. Si chiude in questa maniera un percorso iniziato nell'estate 2017, a poche settimane dall'insediamento dell'amministrazione Biondi, che ha visto, ricorda il sindaco, l'amministrazione in prima linea per risolvere un problema. La sede dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente era scomparsa nel progetto di restyling di quei luoghi, con cui dimostriamo che è possibile, dice Biondi, ricostruire superando il dogma del dovere com'era. La collaborazione tra istituzioni dello Stato non può che andare a vantaggio dei cittadini e ribadiamo la vocazione pubblica di spazi che altrimenti avrebbero potuto essere sottratti alla comunità. L'accordo è stato sottoscritto nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Palazzo Fibioni. Un accordo attuativo finalizzato, come si diceva, alla delocalizzazione dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente in attuazione del protocollo d'intesa tra Comune, Regione, ARTA, Università e ASL. Un accordo molto importante che ha visto negli anni diversi passaggi e che ora fortunatamente arriva a compimento. Il gruppo PD alla Regione ha presentato l'interpellanza regionale sul Sirsa Linea Lento ed ex Conceria Cap di Chietiscalo, lanciando anche l'allarme sull'utilizzo dei fondi del Masterplan. Vediamo il servizio. Sulla questione Saline, oggi conferenza stampa qui a Montesilvano del Partito Democratico, ci sono delle novità ma anche delle richieste che voi fate, richieste specifiche. Noi come consiglieri di un comune su cui insiste tra l'altro un forte detrattore ambientale che è il SIR e con la discarica a pochi metri, sebbene non sia una competenza di carattere comunale, non possiamo vivere, diciamo, quello che è un problema in maniera passiva e con rassegnazione, quindi ci premeva instradare, insomma, un tavolo con tutti quelli che sono gli attori principali coinvolti, quindi ci siamo relazionati sia con l'ARTA, con la dottoressa Lucchetti, per capire qual è lo stato di compromissione delle diverse matrici, dove c'è una forte vulnerabilità dell'acquifero, perché è a ridosso della discarica e quindi con problemi di infiltrazione del percolato, e ci siamo interfacciati sempre grazie ad Antonio con l'ARAP, che dal 2018
2018 a seguito di una convenzione, è soggetto attuatore che deve seguire quindi sia quelle che sono le procedure tecniche ma anche amministrative, e ci preme proprio la scadenza, tra l'altro, da convenzione che è al 2021, che si può dire che è domani, devono quindi scattare quelli che sono gli obblighi giuridicamente vincolanti con le ditte che saranno appaltatrici di questa, insomma, per mettere in pratica le misure di salvaguardia, le MISE, quelle cosiddette misure di sicurezza. Tra l'altro anche la nota della regione sottolinea, in cui tra l'altro rimette, riaggiorna quelle che sono le linee guida da seguire per le procedure di analisi ambientale, fa proprio presente che, sebbene sia una cifra importante, 10 milioni sono però insufficienti rispetto a quello che si dovrà fare. Tra l'altro nella perimetrazione, nella nuova perimetrazione, è anche contemplata la parte, diciamo, di Moscufo e anche Città Sant'Angelo, e quindi è bene dare, incalzare. Buone notizie da Fossa Cezia, acqua di balneazione di qualità eccellente in tutti i punti di prelievo. La conferma arriva dall'ARTA, che ha eseguito gli esami in questi primi mesi del 2020, un trend in linea con i dati registrati nel quadriennio 2016-2019. Acque della balneazione di qualità eccellente a Fossa Cesia, sulla base dei prelievi eseguiti dall'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, in tutti i punti di prelievo individuati nella zona sud dell'ex stazione ferroviaria, in prossimità della foce del fiume Sangro e sul litorale, i risultati confermano l'ottimo stato di salute del mare che bagna i 5 km di Fossa Cesia anche in questi primi mesi del 2020. Dati che tra l'altro sono gli stessi registrati negli esami eseguiti nel quadriennio 2016-2019, convalidati dal Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo, che ha diffuso gli esiti dei campionamenti effettuati nei punti di prelievo disseminati lungo la costa della Regione, da Teramo a San Salvo. È un'ulteriore dimostrazione, ha dichiarato il sindaco Enrico Di Giuseppe Antonio, dell'altissima qualità delle acque del nostro mare. Una classificazione che tra l'altro ha contribuito alla legittimità della sua bandiera blu, conquistata per 18 volte consecutive. Si tratta di risultati che premiano il lavoro svolto da anni, sia attraverso un'attenta politica di salvaguardia del territorio che tramite un'azione di educazione al rispetto dell'ambiente portata avanti tra i cittadini. Dunque dati incoraggianti, conclude il primo cittadino, che continueranno a favorire flussi turistici, investimenti e occupazione a Fossa Cesia Marina, che negli ultimi anni sta conoscendo un importante trend positivo. Il Comune di Teramo dà il via all'iter di progettazione per la riqualificazione dell'ex monastero San Giovanni a Piazza Verdi, storica sede dell'Istituto Musicale Braga. L'intervento costerà 5 milioni e tornerà a far vivere uno degli edifici più belli della città, famoso per il suo antico chiostro interno. Tania Bonici Castelli. La Giunta Municipale di Teramo ha approvato il progetto preliminare dei lavori di riparazione danni e miglioramento sismico dell'ex monastero San Giovanni a Piazza Verdi, destinato all'Istituto Musicale Braga. Con il progetto vengono fissati tutti gli elementi necessari per poter procedere alla progettazione definitiva dell'intervento, dal costo di 5 milioni di euro. Quando il liceo Braga tornerà nella sua storica sede cittadina, sarà l'intero quartiere di Santa Maria Bitetto ad essere riqualificato. Dobbiamo dire ai cittadini che ci vorrà sempre molta calma, perché ci troviamo in una fase importantissima. Siamo riusciti a finalizzare il progetto preliminare, che è propedeutico poi alla progettazione definitiva e successivamente all'appalto dei lavori. Quindi il raggiungimento degli obiettivi si ottengono con dei piccoli step. Oggi ne abbiamo raggiunto uno, successivamente ne raggiungeremo un altro per arrivare poi all'inizio dei lavori, quindi a restituire alla città uno degli spazi più belli, più affascinanti, più caratteristici del nostro territorio. Una volta ristrutturata la storica sede dell'Istituto Braga a Piazza Verdi, il Comune di Teramo si troverà ad affrontare un'altra emergenza, il fatiscente mercato coperto che confina con l'ex monastero, una bruttura su cui intervenire al più presto. Stiamo con il sindaco ragionando, incontrando sia degli interlocutori istituzionali e non solo, anche dei privati, per la riqualificazione contemporanea anche del mercato coperto. Ci potrebbero essere delle grandi novità nelle prossime settimane, che aspettiamo prima di annunciarle, affinché si possa dare alla città veramente un segnale di discontinuità rispetto al passato. Finanziamento per il Conservatorio Braga da dove arriva? È un finanziamento statale,
un finanziamento che ho trovato già nelle casse del comune a disposizione, sono 5 milioni di euro che sono lì già a disposizione per il nostro istituto. Ed eccoci giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale che inauguriamo con la Serie B. Dopo il brutto secondo tempo contro lo Spezia, il Pescara cerca ora di riordinare le idee in vista della proibitiva trasferta di Benevento contro la squadra che sta dominando la Serie B ed è ancora imbattuta tra le mura amiche. In forte dubbio Zappa, mentre mancheranno Drudi e Palmiero, entrambi squalificati. Il punto nel servizio di Andrea Costantini. Un Pescara che si lecca di nuovo le ferite, quello che è tornato malconcio dalla trasferta di La Spezia. La partita era difficile, quello che però ha lasciato perplessi è la rendevolezza del secondo tempo, dopo una prima frazione dignitosa, seppur trascorsa col quasi unico obiettivo di tamponare le offensive spezzine. Ritorna anche l'aspetto di regalare un tempo all'avversario, solitamente il primo, in questo caso il secondo. Certo, era un Pescara falcidiato dalle assenze e questo fattore va tenuto in considerazione e potrebbe aver inciso nella scarsa capacità della squadra di reagire alle prime difficoltà. Una emergenza che almeno in parte potrebbe rientrare per la gara di domenica al Vigorito contro lo Schiaccia Sassi Benevento. Importante però che la squadra non si dissolva di fronte alle difficoltà, data la caratura dell'avversario, perché la figuraccia è dietro l'angolo. Servirà una prova d'orgoglio e coraggio, l'unica che può anche portare ad una impresa, uscire imbattuto dal campo del Benevento, che dal suo canto potrebbe essere motivato dalla voglia di riscattare il 4-0 incassato all'andata dal Delfino, allora targato Luciano Zauri. Benevento è una squadra mazzacampionato, è un organico di spessore, certamente non si faranno influenzare dall'assenza di pubblico, loro comunque vorranno riscattare il passivo pesante dell'andata, quindi sono arrabbiati e quindi si vorranno. Benevento non potrà vincere tutte le partite fino al termine del campionato? No, cercheremo di essere noi la bestia nera, di farne perdere due, le perde tutte e due con noi. Contro il Benevento Nicola Legrottaglia recupera Busellato e Bettella, che hanno smaltito l'attacco influenzale pre La Spezia, e Memushai, l'esperto centrocampista albanese, indosserà i panni dell'ex, poco felice la sua esperienza nell'unico anno in Serie A coi Sanniti. Ad inizio della stagione 2017-2018 è andato via dopo alcuni contrasti con Zeman e con gli Stregoni, ha collezionato 17 presenze per poi chiudere anzitempo il campionato per un infortunio. 12 mesi dopo il suo ritorno in riva all'Adriatico non ci saranno Drudi e Palmiero per squalifica, e al centrocampista un turno di stop potrebbe essere utile per guadagnare un po' di condizione dopo gli affanni degli ultimi tempi. Mancherà anche Del Grosso, mentre sono da valutare le condizioni di Zappa, uscito malconcio dal match con l'Ascoli. Si farà il possibile per recuperarlo, altrimenti con Campagnaro non ancora in condizione sarà nuovamente Masciangelo ad adattarsi sulla destra, mentre Bettella farà coppia al centro con un altro ex, Scognamiglio. In mediana il dubbio è chi al posto di Palmiero, Bruno o Memushai, e nel secondo caso giocherà Melegoni mezzala. In attacco l'unica certezza è Galano, e nei due allenamenti pre-Benevento Legrottaglia dovrà scegliere i due che lo sosterranno. In casa Benevento Inzaghi spera di riavere Teio e Gianfi e confermerà il 4-3-2-1 che ha preso il sopravvento sul 4-2-4 di inizio stagione. Tante le armi a disposizione per il tecnico degli Stregoni, che potrebbe rilanciare dal primo minuto Insigne e Sau, finiti in panchina al Curi nella partita vinta col Perugia. Si giocherà ovviamente a porte chiuse, in ossequio delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio recepito dalla Lega di Serie B. Così come a porte chiuse il Delfino giocherà nei prossimi due sabati in casa con la Juve Stabia e a Pisa. Se non ci dovessero essere inasprimenti per l'emergenza coronavirus, la prossima gara a porte aperte sarà Pescara-Empoli di lunedì 6 aprile. Serie C, dopodomani alle 17:30, scontro diretto per il Teramo, che pensa alla formazione da porre alla Virtus Francavilla. Di Mascio sta provando Mungo in quella che sarebbe l'inedita posizione di playmaker davanti alla difesa. Jacopo Forcella. A rapidi passi verso la sfida di domenica contro la Virtus Francavilla. Per il Teramo trattasi di uno scontro diretto in piena regola e un risultato positivo, oltre che far dimenticare l'ultimo periodo un po' grigio, servirebbe per dare ulteriore forza alla candidatura ai playoff della formazione biancorossa. Cetteo Di Mascio sta provando da un paio di sedute di allenamento Mungo in quella che sarebbe un'inedita posizione di mediano davanti alla difesa. Vero che l'infortunio di Viero toglie all'allenatore quella che sarebbe stata la scelta numero uno in questo preciso momento, ma comunque
comunque può contare sulla presenza di Arrigoni in quella zona di campo. C'è da dire tuttavia che sia in casa contro il Potenza che a Pagani l'ex centrocampista del Cosenza è sembrato attraversare un periodo di forma ottimo dopo aver lasciato qualche perplessità nella prima parte di campionato. Questo potrebbe spingere Di Mascio a sfruttare il momento positivo del numero 11 cercando di trovargli quella collocazione che ha fatto fatica ad individuare anche Bruno Tedino per due terzi di stagione. Le qualità tecniche di Mungo non si discutono, così come toglierlo dalla marcatura asfissiante che potrebbe avere in altre zone di campo sono fattori che potrebbero incidere nella scelta di domenica pomeriggio. Per il resto, Di Mascio ha quasi sempre puntato davanti su una prima linea con tre giocatori, scelta che sta valorizzando e aumentando il minutaggio di K, ponendo però qualche difficoltà a Bombaggi sul fronte sinistro d'attacco. In casa Virtus Francavilla con la squalifica rimediata da Leonardo Perez, il tecnico Bruno Trocini dovrà cambiare inevitabilmente qualcosa nel reparto offensivo. Probabile che per sostituire l'ex Ascoli, appiedato dal giudice sportivo, possa essere schierato dal primo minuto Marozzi. Toccherà a lui fare da spalla a Vasquez, visto che Baclé ed Ekuban non hanno i 90 minuti delle gambe e fin qui sono stati utilizzati col contagocce dall'allenatore. Il giovane giocatore ha trovato maggiore continuità e soprattutto in ben tre occasioni partito titolare. Per lui anche un gol e due assist fino a questo momento. Gara particolare per Federico Zenuni. Il centrocampista arrivò in biancorosso nell'estate 2018 sotto la gestione di Giovanni Zichella, sostituito in corsa da Genore Maurizi, ma ha racimolato solamente 7 presenze e 84 minuti complessivi fino a quel mercato del gennaio 2019 che lo vide scendere verso sud rimanendo in Lega Pro proprio con la Virtus Francavilla. Col biancazzurri decisamente un rendimento differente che lo ha portato ad essere il fulcro della mediana pugliese. Per il diavolo però la gara è di quelli da non fallire, anche senza il sostegno del pubblico, che ha fatto spesso la differenza al Bonolis. E questo è tutto per questa prima edizione. Il TG6 torna questa sera in diretta alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.